Questa cosa ci stiamo concentrando, ci stiamo stiamo caricando, ragazzi. concentrando. Come in una citazione del film The Wolf of Wall Una Street, famosa scena. in una scena dove c'è Leonardo DiCaprio e come si chiama Matthew l'altro? Matthew McConaughey. McConaughey. Ci stiamo caricando perché sta arrivando un momento bello, interessante, una cosa che adesso vi racconteremo e poi vi documenteremo. Speriamo che, insomma, vi documenteremo comunque vada. Però, ecco, siamo stati invitati, ve la faccio breve, siamo stati invitati a tenere una lezione magistralis, si dice così, Sì. sì, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, corso di marketing. A appunto andare a parlare ai ragazzi del corso di questo professore che è venuto in negozio, mi ha conosciuto tramite TikTok. Siamo stati invitati ad andare a parlare nella sua lezione, a tenere una piccola conferenza sul mondo social, su quello che noi facciamo nel mondo social, come ci approcciamo, insomma. Per il professore serve per pa far passare un po' i suoi allievi dalla grammatica alla pratica, no? Perché loro sono pieni di informazioni, di marketing, cose, e noi invece siamo i materialoni, no? Che andiamo un po' così, navighiamo un po' a vista, però bene o male qualche buon risultato l'abbiamo ottenuto e quindi abbiamo l'onore di poter andare a presiedere una lezione all'università e quindi siamo oggettivamente molto emozionati. Io no. Tu no, lui è un pezzo di ghiaccio, lo so, poi lo voglio vedere quando arriva quel giorno alle 8 del mattino con 300 persone Sì, infatti davanti. sarà drammatico. Sarà drammatico perché mi dovrò svegliare presto, solo per Eh quello. sì. E quindi niente, questa è una figata, ovviamente, come potrete immaginare, l'abbiamo preparata con slide, con... Sì, ma Dimmi. il retroscena, cioè abbiamo fatto una presentazione perché giustamente in queste sedi non è che vai senza avere una traccia, No. perlomeno istituzionale di quello che fai, eccetera, Sì, no? abbiamo fatto una presentazione. Abbiamo tirato giù mezza bottiglia Di whisky, sì. delle mie No, fammi dire questo. fiumi in Allora, io è la prima volta che faccio una presentazione in piedi. slide, no? Non mi è mai capitato nella mia vita professionale di dover fare una cosa del genere. Lui, invece, per il lavoro che fa, chiaramente ha avuto molte più esperienze, è È il il mio suo campo, è il mio pane, no? campo. Allora, quando gliene ho parlato, lui mi ha detto: non c'è problema, io sono molto bravo a fare queste cose, quindi boh, vado a cena a casa sua, no? Mangiamo e poi ci mettiamo a lavoro. E lo guardo e io, nella mia ingenuità, gli faccio: Giuse, ma più o meno per chiudere la partita, no? Quante volte ci dobbiamo beccare? Perché così almeno mi organizzo con la famiglia, il lavoro e Riusciamo quant'altro. a chiuderle in una settimana e Riusciamo a mezza? chiudere la settimana? Quello rimane fisso sul computer, non si gira neanche, mi fa: stasera finiamo tutto. Così. E io: ah, ok. In effetti sono arrivato a casa alle 2, però abbiamo fatto un bel lavoro e, insomma, sei un grande perché, insomma, praticamente ha fatto tutto lui. No, Io vabbè, dai, no, davo amiche, il mio no. contributo, nel senso No, di no, no, ma idee, no. cose, però alla fine la parte, diciamo, di azione l'hai fatta completamente tu. Quindi figo, siamo contenti, sarà probabilmente questa lezione magistralis, sarà il Q&A non di questo, allora, come, fra due Noi, venerdì, fra ecco, due sì. venerdì sostanzialmente. Saremo in questa
In questo evento il 22, venerdì Sì, 22. 22, venerdì 22, quindi il venerdì successivo, che più 7 dovrebbe essere venerdì 29, ve lo faremo vedere. O lo Abbiamo. pubblichiamo di venerdì, Miki, oppure lo pubblichiamo di martedì, che c'è anche più. Perché Ah, boh, ok, è un oppure video magari speciale martedì, questo. dipende il Sì, nostro sì. regista, perché ho assoldato anche un regista. Che cosa potrà fare a livello di editing se Certo, ce la farà? Comunque vediamo. E niente, questa è la novità della settimana. Ultimamente c'è una novità ogni settimana. Questa è quella è un di questa anno, settimana. È un anno pregno è un bell'anno di questo. situazioni interessanti. Quindi per me sarà un'esperienza forte. Non ve lo nascondo perché non l'ho mai fatto, però ci vado sereno, sinceramente. Lui l'ha fatto tante volte, magari non con così tante persone, però C'è sempre una prima volta, c'è in sempre una effetti prima questa qui deve volta. essere abbastanza interessante come esperienza, più che altro come esperienza da portare a casa nella Eh vita, no? già, Cioè, ma infatti è non è quello che che mi capita motiva sempre. tantissimo, no? Che proprio è un ricordo di quelli forti che ti imprimi, è un'esperienza nuova, il public speaking, come dicono quelli bravi, l'abbiamo fatto, insomma, così, un po' goliardicamente in alcune occasioni, ma mai così seriamente. Quindi io sono carico a molla, ovviamente emozionato, ma insomma, è più la motivazione di farla questa cosa Non so che se è aperto al adesso. pubblico questa cosa qui. Beh, le lezioni universitarie Non lo ai so. miei tempi erano aperte a tutti. Tu potevi andare a seguire Quindi la se non lezione. sapete che cosa fare, venerdì Quindi 22 alle mi ore 8 e pare, 10, io Palazzo credo Nuovo, che chiunque Torino. possa entrare a vedere una lezione universitaria. Me la ricordo così, poi non Non lo lo so. so. Comunque, questo è. Partiamo con le domande? Vai, Michi, Ok, domande. le Le hai leggo tu. io? Vai Sì? tu perché io Ok. non sono senza telefono Sei oggi. senza telefono? Allora ci penso io. Allora, Allora. arrivo subito, arrivo subito. Allora, ta ta ta, così annulla. Giuseppe, ok, quelle di oggi. Ok, ci sono ragazzi. Ciao, Luciano Martinelli, con circa 5-6 mila. Cosa consigli su Omega? 5-6 mila consigli Di tutto, di tutto, dal dal 60 vintage, esatto, ad al oggi. un bel Seamaster, nuovo modello, un bel Seamaster ultima produzione, blu, nero, bla bla bla, bello, coaxiale, quello lì, lo compri praticamente nuovo, a quel prezzo di quanto è il listino, te lo ricordi? Di quel Quello lì dovrebbe 6.000 e qualcosa, 6.000 e no? qualcosa, anche Quindi più se lo forse. prendi Adesso nuovo Michi. così, forse anche un po' di più, ma boh, se no punta a uno Speed 6.000, già prendi probabilmente un 321 Sì, sì, ultimamente, sì, sì. no? Quindi Oppure 6.000. 6.000 è proprio l'asticella giusta per sì. il penultimo speed. Ma nuovo, immacolato, però sto Immacolato dicendo. nuovo, Con la ok. scatola. Che se non avessi altre cose da Beh, fare in questo anche in periodo, realtà anche lo l'ultimo. prendi a 6.000? Ma sì, sei e Sì? mezzo lo porti a casa di un anno e mezzo, Sì? Sì, Ah, ma sì. io Secondo me preferisco sì. quello Ok, prima. invece a me Però, piace più quello sì. nuovo. Ok, ciao, Cereca. Ciao, è meglio un Polpico Mariner 3 o il Longines del video? Grazie. Qual è il Longines del Longines video? si riferisce a Longines Hydro Conquest, il Ok, basilare, boh, boh, quindi il boh. Paul Mariner O di il Paul Picot Mariner di Picot, oppure Longines Hydro l'Hydro Conquest. Conquest. Beh, oggi io direi, Michi, Hydro Quick, assolutamente Hydro Hydro Conquest. Conquest, anche Sta se il Paul facendo quel. Mariner ha la sua Mi pare simpatia, che sia no? grandino, Forse è un forse. po' Mi grosso, pare sì. grandino il Paul Mariner, se non. Bello il Paul Mariner, però secondo me oggi si trova nelle condizioni di Longines qualche tempo fa, Paul Picot. Che era una gran Lo vado a casa, vedere, per dai, carità. lo Però vado a vedere, Paul Mariner. l'Hydro Conquest è tanta roba, anzi mi piacerebbe poi vederlo un attimino perché lo sto vedendo solo in mezzo nelle vetrine, Michi. A te Ma non ti capitano questi orologi qua? raramente, ma hai cos'hai? L'hai recensito Cosa? questo Longines, il No, Longines, l'Hydro no? Conquest mai. E come mai dice del Oh, il video? wrist check, cavolo! Il wrist Adesso check! facciamo. Aspetta, gli faccio vedere il Paul Mariner Ah, per. sì, perché sennò.
Polmariner, È ceramica. carino, Ma sì, però non è male. 2118 euro. E volevo sapere quant'era grosso, mi ha mandato su eBay. eBay non è il massimo No, della vita. scrivi Eccola qua. Polmariner 3 spec e ti esce un attimino la specifica dell'orologio. Spec. Sì. Che non è lo spec da mangiare, però. Infatti. Quindi specie. Sì, stavo scherzando. Certo. Giusto per intrattenere un po'. Allora, nel frattempo che lui cerca lì, io. 42. Ecco, 42, difatti. Però è bellino, voglio farlo vedere un Facciamolo attimo. vedere. Non è male. Mamma che palle. Sì, no, ormai devi Cioè, essere iper preciso sui social per non andare. Ecco, guardate che bello. Non è male. Assomiglia un po' all'Hydrocon questa di Longines. Difatti le dimensioni sono anche simili. Andiamo sul 42, anche sul. Bello. Le sfere Snowflake mi piacciono anche queste sfere a matita così. Allora, Miki, tempo di wrist check perché siamo stati presi dall'introduzione. Parto io, parti tu? Parti tu. Cioè, Allora, ragazzi, qui proprio siamo agli antipodi in questo sì, momento. due personalità completamente diverse. Io un po' più sportivo, difatti l'orologio anche parlacchiato, tu più elegante, difatti l'orologio. Cosa dicevo io nell'articolo del Corriere della Sera? Che l'orologio è l'estensione della propria personalità. Ed è così. Allora, io vi faccio vedere questo orologiotto qua. Ecco il mio polso oggi. Panerai Panerai. Luminor Submersible a magnetico. Questo è del mio sponsor di Plus Watch, ragazzi, sto giro la marchetta la faccio io. Bello, il video è in elaborazione. Miki? Rolex Oyster Precision magnetico, non submersibile, cammina a malapena. Questo qua se finisce in mano a quelli che guardano i 2 secondi al giorno è finita. Sì? Sì, Ah sì, sì, certo, no, eh. no, è Tu finita. ce l'hai sempre qua. Chi si sveglia? Scusa, ma il cellulare dice Ma il cellulare che... dice che è un secondo indietro Poi io ho l'orologio. messo il cronocomparatore Sì. qua. Ragazzi, fate di meglio nella vita. Cioè, ci sono cose molto più belle e divertenti, no? Dobbiamo elencarle? No, però Ce avete n'è una capito. su tutti. Cosa hai detto? No, Cosa hai no, detto? no. Cosa hai detto? L'amore, la Amore, la felicità, felicità, lo l'amicizia, la shopping. palla. Ecco. Va Allora, bene. senti, vai. Sì. Alla prossima, va. Un Omega, o meglio, un Lemania cronometro delle Olimpiadi del 1964. Come lo vedi come investimento? Chi le ha vinte le Non lo so, Olimpiadi? Mish. Non lo so, però boh, 64 non buttata sono lì. quelle Olimpiadi di quel Del? corridore che faceva il pugno con il bianco guanto così in ribellione con Sì, ma può essere. Sì, razzismo, ma qualcosa poi alle del Olimpiadi ne ha avuto le sue. Adesso non genere. Non ricordo ricordo. bene, però. Un orologio del 64 alle Olimpiadi, cioè di Omega, investimento. Nel mio spettro radar non mi risulta nulla che possa essere considerato. Mandaci, se hai l'orologio esatto, mandacelo che lo guardiamo, non mi viene in mente niente adesso così. Sì. Ma Eta, Eta, ci Qui c'è Eta, scrive questa Eta, una ragazza. ragazza Eta che ci scrive: ma Mamma. un orologio femminile non rettangolare che non mi piacciono? Credo che non mi piacciono, l'ho aggiunto io, sinceramente, però è un orologio femminile non rettangolare, certo. Vabbè, te ne posso dire un po', parliamo di Cartier Vendôme, Cartier Pacha, per rimanere su Cartier, perché poi cambio, Balloon Blue, poi andiamo a Sì, farci il un mio giro, preferito. poi andiamo a farci un giro su, che ne so, Rolex, ovviamente, sono tutti rotondi, tutti dei Just e quant'altro.
poi possiamo passare. Anche gli Omega fanno tanti Omega Constellation anche da loro. Constellation, c'ho io adesso un bellissimo Acquaterra da donna, tutti rotondi, poi possiamo andare su Piaget. Sì. Piaget, Piaget anche piccolino. Piaget Polo, ragazzi, Piaget Polo, tra virgolette, Vacheron, Constantin. Però il Piaget Polo è tanta roba. Piaget Polo. No, ma è pieno il mondo di orologi da donna. Forse ne, guarda, è vero, non ne parliamo molto. Eta, fai una cosa. Fai un giro sul mio sito e vedrai che ce ne troverai un orologio rotondo adatto a te, sicuramente. Ho un Piaget da 31, Calatrava, che è una meraviglia, se vuoi un dress. C'è gli sportivi, c'è tutto quello che vuoi. Allora, ora che si sono abbassati i prezzi, che ne pensi di un Wheeler Swiss Code R? Forse ti ho mandato anche la foto, Mick. Vabbè, se no. Ma facciamogliela vedere. E nel frattempo io ti rispondo a sta domanda, Allora, qui abbiamo CG3386 che ci chiede: quale e quanti tipi di quadrante può avere il Rolex Day-Date che vi ho mostrato nel video precedente, quello d'oro giallo, bellissimo orologio, mamma mia che bello, non pensavo che sortisse tutta questa... Mi aiuti? Eccolo qua, questo. Qua, Michi, sì, io ho questi qua comunque. Mi piace più questo. Allora, se già solo i datari sono arrivati a 26 lingue, pensate l'alta, la flessibilità configurativa di questo orologio, che veramente non ci si sta veramente dietro in termini di finiture di quadrante, ma anche per i materiali, perché poi alla fine sono stati fatti in i brilli, è stato fatto anche con delle pietre, un'infinità, tutto quello che potrebbe essere abbinato a un orologio di classe come il Rolex Day-Date. Non so se hanno fatto l'onice anche per quello, no? Sì. Non saprei risponderti, ma facciamo vedere un attimino cos'è questo Wheeler Swiss Code. Orologio, ragazzi, che arriva a costare sui 2000 e qualcosa euro. 2000 rotti franchi. 2000 rotti franchi. Sinceramente, io mi romperei prima di un orologio del genere. Anche perché... prima di pagarlo. Sì. Ma allora, io mi è capitato una volta un orologio così, una riparazione al volo. Già che ha ste brugole qua dietro, a me non è che mi piaccia poi molto. Però, ragazzi, l'organo di collegamento non deve essere una discriminante in un orologio, perché può essere anche un fattore, fatemi dire, funzionale, magari meno estetico. Ovviamente a me lo vedere bene, va, Giuseppe. Ah, un bel Sellita ETA, cos'è? Sì, questo ETA. Qua è un 2892, sarà un Sellita 230. Che... per chi piace, ragazzi, ovviamente ci sono anche scelte un po' più diverse dal solito. Questa è una scelta diversa dal solito, sinceramente. Sì, no? Per chi vuole un Richard Mille, Richard Mille non lo può comprare. Sì, diciamo di sì. Poi ce ne sono diversi. Alcune linee però sono un po'... mi lasciano un po' così... nel dubbio, anche perché sembrano orologi che costano molto meno, cioè uno spende 2100 euro per un orologio che poi sembra ne costi 800. Sì. Mi girano un po' le scatole, questo sinceramente. Qua? Guarda, per esempio, questo qua non è che siano, vanno visti anche questi, perché sono orologi che mi è capitato di vedere anche in cioè in mano in vendita a commercianti, cioè commercianti che commerciano orologi di un certo genere, tipo anche Mickey, eccetera. Mi è capitato di vedere anche questi, però sinceramente trovo delle linee vecchie che non sono... guardiamo ancora questo. Non è brutto, ma non mi piace. Guardiamo ancora questo, perché è da vedere, ve lo faccio vedere così al volo. Ecco, non è che mi attiri più di tanto. Ok, Mickey. Ok. Here we go. Va bene, il mio andiamo telefono? Alla prossima. Il mio telefono? È qua. Grazie. Vieni. Scusate, ma le domande ce le abbiamo allora. Qua. Allora, Rolex Day-Date, ne hai già parlato. Nuovo Omega Speedmaster, ennesimo contentino. Ciao. Mm-hmm.
È possibile sapere il prezzo del Longines 7412 presentato all'inizio? Cos'è? Il Grazie. 30 È CK il del 30CH NOS. CH. Ah, ragazzi, chiedo una cifra che sta intorno ai 9.000 euro. Voi direte, e io vi dico, già, perché... Allora, la referenza, se ve l'andate a cercare, è una referenza da 7,7 qualcosa. Ma voi ditemi quando mai lo troverete NOS. Se me lo mandate, Hai documenti anche mi. anche i documenti, c'ha la garanzia, però non è timbrata, quindi boh, Vabbè, però. insomma, però c'è la garanzia coeva dell'anno, più o meno 64-65 la scatola e l'orologio col cartellino, quindi mi è arrivato così e sono quei fondi di magazzino delle gioiellerie che chiudono e che probabilmente non sanno bene che tipo di oggetto, no? E quindi l'hanno venduto a un mio cliente che poi è venuto da me e me l'ha venduto. Quindi va valorizzato un po' di prezzo rispetto ai 7,5, 7, 6, 7,5 che trovate su Crono perché è nuovo. Quindi il cinturino ancora Longines è nuovo. Quindi questo è un po' il discorso. Poi interessati, chiamatemi, ne parliamo, ovviamente. Allora, cosa ne pensate di Nomos e in particolare modo dei modelli Club Neomatic? Ne acquistereste uno per un utilizzo prettamente estivo da alternare con un diver? Grazie. Nomos. Neomatic, io Nomos. rispondo già, mi Sì, riposto? certo. No, non lo acquisterei, non mi piace. Il Nomos Club, proprio in particolar modo, è un orologio che a me, sinceramente, non mi dice proprio un bel nulla. Per Beh, questo sì. carità, parere mio, opinione Alleluia. personale, sì, è lui. È molto anonimo, Utilizzo ragazzi. estivo, cioè nessuno si offende, ragazzi, queste qua sono 2200K sta roba qua, se per spendere 2200K insomma, bisogna che, cioè, l'orologio deve piacere. Ci deve essere del residuo fisso. Preferisco spendere 2200K in un bel vintage e forse, però non su questo orologio, mio parere personale sempre. Ok, allora, buongiorno, vorrei acquistare un Panerai e mi chiedo se potete dirmi qual è la differenza tra il 1321 Plus Watch. GMT e il 1360 Bitempo. Se ho capito bene, il 1321 è il successore, ma perché non è sul sito? Grazie mille per il vostro aiuto. No, non ti voglio dare un bacio, volevo solo leggere. Che non mi Anche se state sei molto ascoltando, carino, lo Miki. so che fascino d'altri tempi. Ma sei dell'80 come Altri tempi, in me? effetti. Ah, Ma tanti altri tempi. La differenza fra il 1321 e il 1360 Bitempo? Beh, 1321 successore, perché non. Perché l'hanno tolto, il 1321 l'hanno tolto, non lo trovi più sul sito di Panerai. Se sei fortunato, trovi ancora qualche vecchia referenza su dei siti che sono non più aggiornati, sempre di Panerai, perché ogni tanto Panerai la fa questa cosa. Panerai ogni tanto ha dei siti dove trovi delle referenze che non sono proprio vecchie, ma sono fuori produzione e sono dei siti che non sono più curati o comunque gestiti e che man mano o li dismettono in poco, cioè, mi è capitata più di una volta questo, perché sono rimasto fregato una volta per fare un video, mi serviva a guardare una cosa, ho scoperto che invece il prezzo non era aggiornato perché quella sezione di quel sito non era più gestita. Quindi il 1321 non lo troverai mai sul sito Panerai, se va bene lo trovi scrivendo 1321 specifiche e vai a vederti un po' le caratteristiche. Il Bitempo è quello che hanno tirato fuori dopo, che ha la minuteria rispetto al GMT che avevo fatto vedere anch'io in un video. A me non piace il Bitempo, sinceramente è un orologio che a me è proprio il Bitempo, sembra che vada a mettere lì, cioè mi mette la minuteria aperta su. È vero che la minuteria, eccetera, però
Però adesso non mi ricordo neanche se hanno messo le ore, perché il GMT del Panerai in pratica è un orologio anonimo, senza minuteria, senza il riferimento delle 24 ore, però ha la funzione bella per, a scomparso del GMT che va dietro la sfera delle ore e sembra che tu hai un solo tempo, no? Sinceramente preferisco il 1321, ma non il bitempo, anche se il bitempo fa, riempie la bocca C'è il bitempo. di italianità, eccetera. È bello, sicuramente, però. Vai. Ok, Dado Bay 87. Allora, domanda per Giuse. Qualche considerazione di esamina sul Powermatic 80, versioni con scappamento tradizionali per quanto riguarda la qualità della regolazione di marcia, spirale libera. Se ne sentono di ogni, è davvero così complesso da regolare per un orologiaio che sia degno di questo nome? Grazie. Sono sincero, non ho ancora messo mani su un Powermatic 80. Sarà perché credono che questo orologio duri fino all'eternità senza toccarlo, però non mi è ancora mai capitato. Su un 2824 normale sì, ma sui Power 80 anzi, mi è successo una volta uno su uno che era più indomabile di un Mustang di una prateria americana. Ti Ma che è tipo di piaciuta regola come... molto, ma che tipo di regolazione ha, insomma? Stabilità, precisione, Ok, caratteristica di ma precisione. ricordami il bilanciere come si regola Boh, già con no, il massi. bilanciere è semplicemente Michi, ha due masse inerziali molto Ok. pesanti. È quello Sì. che dicevo qualche video fa, Già, che lo infatti. vedi, ti fa una pena sto Che orologio, perché stanco lì. vedi sto volantino, Poverino. sembra infartuato, no? E allora, però non mi è ancora capitato di revisionare, vedere se è un volantino bello prestante, no? Questo è, ovviamente si riassume nella molla, perché sicuramente tutto nasce dalla molla, Ma anche per avere 80 ore la tenuta del in tempo termini di di precisione o di durata. precisione, la regoli tipo Rolex, Sì, è inerziale. Queste sì. massette sono traslanti, cioè traslano all'interno della razza e Ok. quindi modificano l'inerzia del bilanciere. Chiaro. Da lì il Scusate se sbadiglio, principio ragazzi, sono in coma. inerziale di Va Rolex o bene, anche di chiarissimo, Panerai, quindi. chiarissimo, chiarissimo. Ok. Quando lo faremo ti dirò. Ok, allora Fabio 933, stupendo dato lo scorso anno per prendere Speedmaster 3861, ma ora come ora sento di voler fare percorso inverso. Che ne pensi? Quindi lui ha dato dentro un Seamaster nuovo per uno Speed 3861, adesso dà dentro lo Speed 3861 per il Seamaster nuovo. Allora, Per lo premetto che Speedmaster a me nuovo. piace di più lo Speedmaster del 19, Ok. del Ah no, 2019. Speedmaster, sì. Speedmaster, 3861 non mi gusta, neanche quello bianco, ve l'ho già sì. detto. A me bianco piace solo il Daytona. Detto questo, potrebbe essere una cosa per avere un bell'orologio attuale. Sì, potresti farlo, perché come dico sempre io, per comprare lo Speedmaster c'è sempre tempo, ragazzi. Di Speedmaster ne è pieno come il cielo di stelle. O no? Parliamo anche di stelle, visto che è stato lassù, no? C'è peraltro, Per sì. lo Speedmaster, ragazzi, non c'è problema. Gavatevi la nata, come si dice qua in Piemonte, con altre cose. E poi uno Speed, ce n'è così tanti che veramente potete trovarlo di ogni natura, stato, budget e configurazione. Veramente. Allora, Giuseppe, ciao, da esperto panerajista, quale sei? Cosa ne pensi del calibro P1000 montato su alcune referenze di minore spessore? Esempio PAM 574. Allora, sì, è un bel Un caro calibro. saluto. Sì, questo qua è vero, perché i calibri di Panerai non sono male, specialmente poi quando sono lavorati, no? Sono calibri in-house, questo prende il posto del 6497, un calibro manuale, però ha un'alta... La frequenza mi pare che sia sempre a 21,6, 21,6. a 21,6, 72 ore, quindi 3 giorni, ed è molto piatto. Questo ha un tipo di realizzazione, mi pare, se non vado errato, ha con le colonnette, cioè le platine sono messe insieme con delle colonnette come le piastre degli orologi a pendolo. Fallo vedere, Mick.
Anche sta foto così va bene. No, va bene anche questa. No, così. È un calibro base che sostituisce il 64-97. Ve lo zoomo senza farvi vedere Mickey. Eccolo lì. Anche questo qui è inerziale, come avete visto. Non conosco problemi particolari su questo orologio, anche perché non se ne trovano molti che fanno service. Questa è tutta roba che molte volte va direttamente al produttore. Ma non penso neanche che ci sia da farsi grossi problemi su questo orologio, anche se insomma ci sono poi certe caratteristiche che insomma, sono da scoprire qua sopra. Ma non mi pare nulla che sia stato fatto, come dice Renato Nolli. Qui in un altro Ah pianeta. sì, ah, sì. E Tutta boh. roba fatta da esseri umani, Bravo. quindi gestibile da altri esseri umani, questo è il Esatto. discorso. Miki, abbiamo Sì, finito? abbiamo Ok, finito, ragazzi. ragazzi. Noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. La Oh prossima yeah. spuntata sapranno già se abbiamo fatto cilecca oppure se siamo stati brillanti, no? No, in teoria No, no. ancora no? No, Vabbè. se registriamo nei giorni giusti, no. Però vediamo, Vabbè, dai, vediamo. noi ci vediamo comunque presto, continuate sempre a farci domande nel caso aveste qualche curiosità, i commenti sono a vostra disposizione, io e Miki Yeah. li prendiamo dalla rete e li portiamo qui solo per voi. E pertanto chiudiamo dicendovi, come al solito, Che che parlare con voi è è stato un stato un privilegio. privilegio.